Parice e bentornati sul nostro canale. Ormai è abitudine iniziare i video in macchina. In macchina, sì. Non conta quale macchina, l'importante è che siano in macchina. Esatto. Stiamo salendo verso il vulcano del Teide perché andiamo a fare un'escursione sui quad. Eh sì, perché i nostri amici di Selvaggi ci hanno proposto di fare questa attività e sinceramente io mi sto cacando addosso, ma non per me, perché io penso di essere strabravo. Per Alice, perché lì c'è un danno pubblico. Quindi vedremo. Mirko non si è accorto che sono a fianco a lui. No Alice, mi sono accorto tranquillamente, ma tanto lo vedranno che non sei capace, cioè non è simpatico. Vabbè, ci vediamo subito tra poco con loro. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, guardate che zingaro, Mirko ha guidato con quelle. Non si può, lo sai? Hai fatto una cosa illegale. No, ma tra l'altro, raga, guardate qua. Guardate qua che Mirko non è capace mai a mangiare. Poi il problema è che questa maglia voi l'avete vista anche ieri nell'altro video, perché sono venuto a Tenerife con una maglietta. È vero. Con l'idea di comprarle qui a Tenerife. Eccolo, guarda, guarda, riprendi i selvaggi. Eccoli qua. Domani faremo il video di... Dello shopping. Quindi, giusto per ricordarvi, questa maglia la terrò anche. Ma sei serio? E per forza, come vado nudo a fare shopping? Che schifo! Si sta già cagando addosso Alice. Non lo vuole ammettere, ma ha paura. Ci rinfreschiamo prima del giro. Io ho quello giallo, no, scherzo. Ha già deciso. Ma non so che lo vuoi tu. Scusa, tutta gialla? Cosa giallo, no? Me lo aspettavo più piccolino, te? Eh sì, leggermente più piccolo io. Più che altro anche largo, tanto largo. Sì. Io consiglio, no, più che altro che è più leggero anche come, guida. Perfetto! No, perché ero vestita di giallo, ho detto. Quindi impannato. Perfetto, sono un canarino, vedi? Anche tu sei abbinato perché hai la maglia arancione, amore. Sono dei trattori, non sono dei quad. Capitato con un napoletano, aspetta, milanista e un neutro. Per fortuna abbiamo il neutro della nostra parte. Ho dormito quasi un tono. Ah, guardate che disinfettano tutte le penne. Allora, vediamo il contratto in italiano. Sì. Bene. Abbiamo sia inglese, spagnolo, francese, inglese. Quindi il nome completo, la patente. A few moments later. E il mutuo è approvato. Ok. Allora raga, siamo qui da neanche un'ora. I nostri amici selvaggi già non ci sopportano più. Però non sanno ancora che ci dovranno sopportare per 2 settimane. Raga, cioè questo qua è alto livello. Praticamente un caricatelefono a pannelli solari. Quindi questo qua ce lo portiamo dietro e carica il telefono con il sole. Questo poi lo rubiamo e ce lo possiamo. No. Guardate quanto è imbarazzante, sta scegliendo il colore dei giubbotti perché dicono che su farà freddo e lei si rifiuta di mettersi i loro giubbotti perché non sono belli esteticamente. Esatto. Lei vuole questo qua dell'avanzo, no? Perché lei è la fighetta, capito? Una cuffietta usa getta. Però chiaramente, sai, durante il giorno no. Guardate che bello Jenny, raga. Ah, ok. È diritto la foto con le cuffiette. Ormai è diritto. Ecco, raga. Così non si vede che mi mancano i capelli. A me sembra una, tipo una roba della mensa, quelle che servono in mensa a scuola. È vero. Che pezzo di fango. Ragazzi, guardate. Di alcol. Ovviamente le razioni saranno raddoppiate in quello che userà Alice perché che c'è, lei ha anche i pidocchi. Quindi qua servizio di igienizzazione 100%. Infatti lavano questo casco più di Mirko. Più di quanto si lava Mirko. Quindi io non mi lavo. Ragazzi, questo non la vino, ragazzi, non la vino. Madonna. Ha visto la rossa Jerry? Com'è? Eccolo qua. Bello, cioè è comodo. Te lo senti un po' stretto, ammettilo, dai. Ti stringe un po', Ti stringe? No, ma qua c'è una cosa dura, è normale. Da notare che ha scelto il casco nella zona XL perché lui ha la testa troppo grossa. È più testone di quello che pensavi, eh? Guardate che figo quello bianco, più bello, Ti va bene questo? Sì, mi balla un po', però è comodo. Cicchitele. Raga, lì ci ha messo la S, io la XL. Questa è la differenza. Giustamente, cervello grande, cervello piccolo, no? Uno crescendo e l'altro idiota. Non mi scrivo neanche. Sembra un astronauta, raga. Molto importante, manteniamo le distanze tra un po' dall'altro, perché gli incidenti che capitano, capitano. Ah, pensavo mantenere distanze per il Covid, pensavo. Anche. Un motivo in più, vedi. Eccolo qua, il polletto. Perché dovrei giusto adattarti, curvare, fingendo quella mancia. Sei pronto? Prontissimo. Hai paura, Ali? Rifornimento time, raga. Ragazzi, non ci crederete mai, ma siamo fermi perché Alice non sa partire. È normale che non vada, devi accendere.
Vedi adesso, mo sì. Non mi venire addosso. Here we go! Una piccola pausa, cosa te ne pare Ali? Bellissimo ragazzi. Si vedono veramente dei panorami incredibili. Sì, peccato che non si possa riprendere, cioè è difficile riprendere mentre uno guida. Ve lo consigliamo assolutamente. Sì, è vero. Chiunque voglia farlo, scrivete a loro dicendo che avete visto il video della coppia che scoppia, ve lo fanno fare a un euro. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Abbiamo dovuto fare una pausa perché devo andare a fare la pipì. Vado qua dietro un albero sperando di non trovare un serpente. Perché praticamente prima ci hanno detto: ragazzi, se dovete andare in bagno, mi raccomando, fatelo adesso perché poi non ci fermiamo. Io come al solito non ascolto e non ce la faccio più. Qua siamo vicino all'Africa, cioè, quindi voglio dire, animali pericolosi. Madonna, che paura! Ali, andiamo? Sì, andiamo, dai. Ali, hai i pantaloni leggermente larghi. Siamo qui con Antonello, abbiamo perso gli altri, stiamo provando delle app per le nuvole. È più fashion blogger di noi lui. Ci ha fatto scoprire un'app che fa le nuvole, ma guardate che spettacolo. Si fa muovere. Wow. Che sta facendo? Jenny, che sta facendo? Io che si deve fare i brufoli, ma ti sembra normale? Ma se vuoi chiamiamo un estetista, facciamo la pulizia del viso, che vuoi? No, mai visto. Fai vedere questo brufolo, fai vedere. Ah, ce l'ha. Siamo tutti fermi perché si deve schiacciare. Guarda la tecnica, hai capito? Lo usa come specchio. Allora, Alice è fiera perché le hanno fatto i complimenti per come guida. Fatelo dire hanno, lui. Dai, va bene, dai, facciamolo. Guarda, no, allora, innanzitutto devo spezzare una lancia per lei, perché guarda, se tutte le ragazze guidassero come lei, farei già la firma. Ragazzi, non l'ho pagato! Ma quanto ti ha pagato per dire sta cosa? No, non l'abbiamo pagato. Ecco, ci pensano selvaggi. No, dai, che ci credono, non ci credono. No, stranamente, raga, è vero. Non mi ha pagato. Pulizia ragazzi dalla terra. Questa è inclusa nel prezzo. Inclusa. Ho perso gli ultimi capelli che mi rimanevano, mi sono volati. Scusa, ultima cosa, è calciotto. Mi corre a 8, eh. Oh, giochiamo 7 e 7. Allora facciamo. Chi già stiamo a 9, già abbiamo apparato 9. Vai, scusate. Bene ragazzi, allora il giorno dopo Alice ha male dappertutto. Ho male qua ragazzi, sì. No, io no ovviamente perché con questi muscoli. Quali muscoli? Sto benissimo. Comunque ringraziamo tantissimo i nostri amici selvaggi. Eccoli qua. Eccoci qua. Eccoci. Non è per insultarli, proprio si chiamano selvaggi. Su Instagram. Di nome di fatto. Siamo selvaggi, insomma. Se volete anche voi fare questa attività a Tenerife, sapete chi contattare. Sotto vi lasciamo tutti i contatti. Oh raga, 15.000 like. Sì. Aumenta un po'. Raga, facciamo una cosa. Like. 30.000 like e Alice si butta giù da una montagna. Con il come si chiama? Il paravendio. Paravendio, sì. Solo 30.000 like. Alice tra l'altro, non io. 30.000 like. 30.000 tutti niente. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Ed Alice dentro il nostro cuore, ah.